È possibile predire il futuro? Voi direte, se non ho una sfera di cristallo, non sono Nostradamus? Probabilmente no. In realtà sì, ed è molto più semplice, passatemi questo termine, di quanto non si possa pensare o immaginare. Un algoritmo predittivo è un algoritmo, appunto, in grado di, in base a una quantità enorme di dati avuti in precedenza, riuscire ad individuare che cosa accadrà nel prossimo futuro. Gli algoritmi predittivi vengono usati da moltissime aziende. Scendendo, pensate ad Amazon attraverso ad algoritmi predittivi è in grado di individuare che cosa verrà venduto o comprato nei prossimi giorni, mesi, settimane. Statistica. Aziende come Feralpi, una grandissima azienda siderurgica italiana con circa 1.000 dipendenti, un'azienda che produce acciaio, quindi old style da un certo punto di vista, usa degli algoritmi predittivi estremamente interessanti nelle proprie macchine per predire i guasti, cioè vengono messe in blocco e gli viene fatta manutenzione prima che si rompano perché sanno predittivamente quando si romperanno. Ma non è solo qua che termina il discorso della predittività. Sapete che Google sta per lanciare e lancerà a novembre la propria piattaforma di gaming, si chiama Google Stadia. Non voglio parlare di videogiochi, seguitemi prima di cambiare canale. Il problema di Stadia qual è? È che non è, o Stadia, dipende dai punti di vista. Il problema è che non è una piattaforma, scusate, una console di videogiochi, ma è una piattaforma. Cioè voi avete un joypad e se vi connetterete alla rete, per esempio al wifi di casa, e potrete giocare sul vostro televisore con un videogioco che però non è residente nel vostro televisore, ma sul server. Questo cosa significa? Che ogni volta che voi date un comando alla levetta, il comando passa nel vostro router, passa alla centralina internet, va in America dove c'è il vostro gioco e fa muovere il vostro omino. Qual è il problema? Provate a pensarci, è la latenza, cioè la distanza che passa dal momento in cui voi date un comando al momento in cui questo comando viene preso, elaborato e restituito come feedback a voi. Perfetto. Questo problema di latenza, se potrebbe sembrare una stupidaggine, quando si fanno certi giochi, in particolare spara tutto, c'è una sirena piacevole, in particolare spara tutto, succede che diventa un grossissimo problema, perché se io schiaccio il bottone e ho mezzo secondo di ritardo, mezzo secondo è devastante come tempo di lag e quindi di ritorno su un'attività di questo tipo. Che cosa fa allora Google? Non può migliorare la quantità di banda e la velocità del vostro internet, perché non può farlo. E quindi cosa fa? Attraverso un algoritmo predittivo è in grado di individuare quali saranno le vostre prossime mosse. Di fatto, la latenza negativa, è così che si chiama questa cosa, la latenza negativa sa quello che probabilmente farete e quindi anticipa sul vostro omino, per capirci, la mossa sul server. Ovviamente non l'anticipa in senso assoluto, l'anticipa per vedere se è quella che rifarete e dà un feedback in base a quello che suppone che voi farete. Di fatto la macchina giocherà al posto vostro esattamente come farete voi. Sto esagerando per farmi capire. Questo che cosa significa? Che il futuro è scritto in base a quello che abbiamo fatto nel passato. Se questo qui può andar bene, per esempio, per un videogioco, e va bene per un videogioco perché Google Stadia lo farà tra un mese, cioè a novembre 2019, vuol dire che può andar bene per 1 miliardo di altre attività. Gli algoritmi predittivi possono individuare l'insorgere di una malattia nel prossimo futuro in base a cosa abbiamo fatto e come siamo stati nel passato. Ovviamente gli dobbiamo dare tantissimi dati e informazioni, ma può sapere se ci ammaleremo di tumore tra un anno o due in base a quello che abbiamo fatto nella nostra vita precedente. È ovvio che allora, a questo punto, noi possiamo dire: ah no, cavolo, forse allora è meglio che cambi un po' le mie abitudini, visto che un algoritmo predittivo mi dice che possiamo prendere, anziché le medicine, delle sostanze che aiutino a non avere la malattia che verrà. Possiamo, gli algoritmi predittivi saranno in grado di individuare l'insorgere della depressione in base, già oggi Facebook sta facendo gli studi su questo, in base a quello che scriviamo sui social. Grandissime quantità di dati e informazioni, persone con cui noi interagiamo e i social sanno se saremo depressi, allegri, felici o ci ammaleremo oppure moriremo vecchissimi. Il punto qual è? Il punto è che tutte queste cose sono eccezionali nella misura in cui non diventano manipolatorie. Vi lascio con questa. Rock and roll.